Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. Heather Elizabeth Parisi, famosa semplicemente come Heather Parisi, ha riscosso una grande popolarità a partire dagli anni 70. Nata a Los Angeles, a 15 anni si è trasferita a New York per studiare con l'American Ballet. Il suo approdo nel bel paese risale invece al periodo in cui ha compiuto la sua maggiore età, quando si trovava in vacanza e venne notata dal noto coreografo italiano Franco Miseria. Il sopracitato coreografo l'ha così presentata a Pippo Baudo, storico conduttore televisivo che è rimasto fin da subito colpito dalle abilità della Parisi. Nel 1979 ha esordito sul piccolo schermo, all'interno del programma allora guidato da Marco Zavattini dal titolo Apriti Sabato. Poco dopo per lei è arrivato il grande successo grazie alla sua partecipazione alla storica trasmissione Fantastico, la cui prima edizione venne condotta da Beppe Grillo e da Loretta Goggi. Nel medesimo periodo è cominciata anche la sua attività discografica, pubblicando però il suo primo album soltanto nel 1981. Heather Parisi, la showgirl, confessa a cuore aperto i problemi di salute. Anche se tutti noi siamo abituati a pensare soltanto al successo riscosso da Heather, per lei il passato ha riservato dei momenti piuttosto critici. Come riportato da fortemaintain.com, appena arrivata nella penisola italiana, la Parisi ha rivelato di aver sbagliato ad essersi fidata di un uomo. All'inizio, arrivata in Italia, mi sono fidata di un uomo. Ma non ero la brutta gallina americana stupida che lui mi voleva far credere, ero bella dentro, avevo un cuore bello, ero solo molto infelice da tanti anni, ha confessato la straordinaria artista statunitense. Oltre all'episodio descritto poc'anzi, la ballerina di recente ha fronteggiato anche alcuni problemi legati alla salute, i quali però l'hanno tormentata già in passato. Finalmente posso guardare in alto senza quella sensazione da incubo di vertigine e sentirmi di nuovo in armonia con il mio corpo. Per 3 lunghissime settimane ho avuto la labirintite. Per me non è una novità. Ne ho sofferto anche in passato. Dopo Ciao Weekend, nel 1992, sono rimasta 2 mesi a letto senza riuscire ad alzarmi, nemmeno per fare la pipì, perché la stanza tutto intorno girava, girava e girava. Andavo a carponi fino al bagno e poi, ritornavo a carponi fino al letto. A nightmare, oggi, ne sono sicura, mi direbbero che è un effetto del long covid. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.